Ciao Gennaro, ciao a tutti. Sì, è una bella soddisfazione. Ora, questo è il terzo anno che rientriamo nei 50 ed è una bella soddisfazione perché in Italia ne siamo, i pizzini sono veramente tante e rientrare nei 50 è un bel traguardo, una bella soddisfazione e ci dà l'incentivo per continuare a fare sempre meglio. Perché comunque sappiamo che il nostro lavoro non è semplicissimo, è un lavoro che ci vuole passione e quindi ci dà stimolo per continuare a fare sempre di più. Marco, tu hai aperto una pizzeria nel centro di Firenze dove ti fai onore come ischitano a livello nazionale e anche internazionale, vista la mole di turisti stranieri che giunge a Firenze. Un grande onore per te, ma anche per l'isola d'Ischia. Quello sì, è sempre cercare di portare avanti sia il nome dell'isola, quindi i nostri prodotti di Ischia e Campani, e portare avanti comunque il Made in Italy perché diamo il massimo nei prodotti culinari. Qual è la specialità per quanto concerne la pizza nel tuo ristorante? Allora, ora in questo momento la nostra pizza del mese che stiamo vendendo tanto, è la pizza alla scapece. Poi ne abbiamo un'altra che è una carbonara col tartufo. Ed infine, trattiamo molto i gamberi rossi abbinati con il tartufo. Quindi cerchiamo anche di mischiare un po' la Toscana con il mare che abbiamo noi nel Mediterraneo e dei pesci che ci sono nel nostro mare. Un motivo in più per i turisti, ma anche per i tantissimi ischitani che si trovano in Toscana o vengono in vacanza in Toscana a venire a mangiare la pizza nel tuo ristorante Giotto Pizzeria Bistrò. Sì, specialmente di ischitani ce ne sono tantissimi. Quindi posso dire che vedo più persone ora qui che conosco, che sono di Ischia, che quando ero giù. Sono veramente tantissimi e sono felice perché molto spesso pure chi viene da giù passa a trovarmi, è una bella soddisfazione. Ah, volevo dire che comunque volevo fare anche i complimenti sia a Sirabella che a Ivano Veccia, perché è bello riuscire a portare la nostra tradizione fuori dall'isola e riuscire ad avere successo, perché comunque uscire da un posto e andare fuori dove sono altre realtà e riuscire ad emergere non è semplice. Quindi comunque volevo anche complimentarmi con loro, perché comunque stanno facendo un ottimo lavoro e spero di incontrarli presto per mangiarsi una bella pizza.